thank <laughs> you Santeramo in Colle, 15 settembre 2019. Siamo qui all'ingresso della piazza di Sant'Eramo perché c'è una manifestazione importante che richiama tantissime 500 e derivate. Sto parlando del raduno storico, il 24, della quale fa parte storicamente l'autoscuola Paradiso. Come potete vedere il ricordo del cavaliere Erasmo Paradiso, qui abbiamo con noi Vito Paradiso, che è figlio del cavaliere. Eh, maestrasmo i guzzi che significa che significa deriva dal, dal nome moto guzzi guzzi i guzzi, maestro che all'epoca diciamo, ehm, si interessava per la riparazione delle moto che all'epoca negli anni 1950 ci fu il boom della, del motociclo e quindi lui andò a bari per fare una preparazione per le riparazioni delle motoguzzi presso l'officina Feroni in Bari in via, in via Manzoni e lui acquisì quell'arte quell della riparazione e l'ha riportata nella, nella zona della Morgia di Sant'Elamo, dedicandosi così alla riparazione, vendita del, di queste moto che all'epoca cominciò a, a creare le, una certa... Esplosione dal, dal trasferimento del trasferimento con più facilità da parte della mobilità delle persone eh, utilizzando questo motociclo che consentiva di raggiungere un po' di velocità rispetto alla, alla bicicletta, al carro che precedentemente aveva determinato. E lui si dedicò a fare queste riparazioni e vendite in questa bella città di Sant'Erma in Colle. In via Matera, penso numero 12, penso, non ricordo bene. Esattamente no, comunque via Matera, via Matera e oggi via Matera. siamo qui non solo per ricordare questo momento in ricordo, questo, questo raduno di Fiat 500, le mitiche 500, ma anche un memorial in ricordo di quindi Erasmo Paradiso e un carrozziere. un sì, Carrozziere che anche lui ha dedicato nella, nella sua arte di, di, di carrozziere perché riusciva a, diciamo, a fare qualcosa di, di, di magico con uh, le riparazioni dei, dei veicoli. Stiamo parlando Quindi, di Perniola? Perniola, Tommaso, eh, no, Perniola, Perniola eh, Stefano, Stefano. Stefano Perniola. Stefano Perniola. E diciamo che all'epoca. Diciamo, tutti coloro che ehm, facevano parte un po' del, 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 dell'autoveicolo erano del pianeta, del no? pianeta, del pianeta pianeta auto auto, pianeta, auto, auto, auto. e motos, erano diciamo, eh, in perfetta sintonia. sintonia per la realizzazione Vito ehm, sappiamo che entrambi non ci sono più non c'è più sì. il tuo papà eh, non c'è più Stefano per <ride> Stefano e quindi è un modo anche questo per ricordarlo. Vediamo che grande affluenza. Siamo proprio all'ingresso dove si accettano le iscrizioni. Andrea Fracalvieri qui con me eh, sta riprendendo questo serpentone che già da stamattina alle 8:30 8 stanno arrivando qui a Santeramo. Siete orgogliosi di questa manifestazione perché riesce ancora a richiamare tantissimi appassionati. Eh, sono circa le 9:30 di oggi e il richiamo c'è eh, in un primo bilancio un bilancio positivo, la manifestazione continua a essere con tante difficoltà a livello amministrativo per le varie problematiche amministrative, eh, costi eccetera, eccetera. E quindi ce stiamo, stiamo anche quest'anno, se l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. Mi dici il, stiamo, programma di oggi così... il programma di oggi è fare percorrere Corso Roma poi prendere Corso, Corso Tripoli, Via Ecoviello, via, via Stazione, Via Via Stazione, eh, ritorno Corso Italia, Corso Italia, Corso Italia, poi si ritorna per, per Corso Tripoli, poi ritorno in, 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 piazza, in piazza Garibaldi per l'aperitivo. Benissimo, poi ci, ci sarà un momento conviviale ma ci si sposterà verso la terza perché c'è eh, un momento conviviale come dicevo in, in un'altra un un location. Ecco qui il signor eh, Pasquale Lovecchio, buongiorno. Ci fa vedere che cosa ha ricevuto al momento dell'iscrizione? No, Lei sì, sì. è un abituè di questa roduzione? 24 raduno Simora raduno che diciamo che partecipa, che sì, sì. Da quanti, mio padre e io in generale. Quanti in anni aveva? È giovanissimo? Sì, ho 32, quindi avevo 10 anni, forse, 7-8 anni. Sì. Si partiva dalla pietà, sinceramente, all'inizio e poi piano piano il qua in scelta. piazza. Sì, sì, cosa sì. ne pensa? Perché visto che veramente è uno affezionato, è uno storico di questa manifestazione, eh, ci fa vedere ecco, che. Cosa ha ricevuto al momento? Se la signorina ce l'apre apre, questa, grazie. No, no. Questo è Erasmo Paradiso. Ah, il piccolino. Ciao. Ciao. Ciao, come ti chiami? Erasmo. Sei contento di questa manifestazione? Sì. Eh, sì, ancora assonnato. Allora, torniamo al signor Lovecchio che è un abituè, uno storico, sì, sì, sì. un affezionato, sì, sì. il cuore batte sì, per sì. questa Sì, Diciamo mani che oggi è Natale per me. <ride> che bello. Ecco tutto quello che viene dato, Cappellino, viene consegnato. Il fumo porta documenti, gadget, vari gadget. È... Gli anni anno cambiano. È una bella situazione per Sant'Eremo il Raduno. Quante amicizie ha ah, stretto anche? Perché so che si stre... stringono eh, relazioni perché arrivano un po' da tutta la Puglia, ma anche fuori dalla Puglia. Ecco, in particolare il signor Lovecchio, giovanissimo, chi ha conosciuto? Ma vari paesi di intorno sant'ermo gioia cassar ma vengono dappertutto una volta anche da da, da ho conosciuto un signore anziano che aveva la 500 e quindi sono da Senigallia a sant'ermo ma guarda, a mangiare quindi qual è la storica. sua auto che cosa una è? fiat 500 f del 71 quante iscrizioni al momento no, una, trentina. una trentina per il momento sta andando bene sì. io a me piacciono molto questo, questo staff delle piccoline. Tu chi sei? Vieni qua perché le femminucce sono sempre più intraprendenti. Tu chi sei? Annalisa. Annalisa. E tu? Alessandra. Cognome? Paradiso. Eh, non poteva essere altrimenti. E allora, che cos'è questa festa oggi? È bella? Ti sei fatto un giro in auto? No, non ancora. E tu? No. Beh, bambine, ragazze, vi chiamo così, buon divertimento e ci vediamo tra poco. Ci fa vedere qualche pezzo storico. Eh, qui siamo in via Netti e ci spostiamo in via Garibaldi, in piazza Garibaldi, dove eh, piano piano si stanno. Disponendo eh, le varie auto arrivate qui a Sant'Eramo eh, per l'occasione, mettendosi in mostra e rappresentando quella che è la passione, quella che è eh, l'affetto per la mitica Cinquecento. Un Cinquecentista, si dice così? Sembrerebbe proprio di sì. Appassionato perché ha aderito a questo momento sì. di aggregazione. Si chiama Giuseppe Cianciotti. È di Sant'Eramo? Certo. E che ne pensa di questa manifestazione? Sicuramente ne penserà bene perché è presente. Da quanto tempo lei partecipa? Il primo anno? Il secondo? No, per me è il primo anno, però è sempre, sono state sempre all'interno. Perché, sì, perché è fatta in una maniera... Ottimale. Senta, ci fa vedere, questa è la sua speciale, la sua 500. Eh, ce la vuole descrivere se viene qui vicino a me così lasciamo libero il passaggio perché qui, come vedete, continuano ad arrivare. Buongiorno. È arrivato. Da dove grazie. viene? grazie. Da, da. No. no? Cisternino, Brindisi. Ah, ha fatto un po' di strada. Beh, di no, esattamente. Ma saranno un 100 e qualcosa. Grazie. Quindi dalla provincia di Brindisi, vedete che raccoglie un po' le adesioni da tutta la Puglia. Ritorniamo alla sua 500. Sì, eh, del, 70, eh, del 70 sì, 70 sì dovrebbe essere, sì, non 76, mi ricordo bene. Di, di sua proprietà? O di qualche... No, no, di un amico di famiglia. Ma oggi sì, la giornata è splendida, il clima sì, è estivo, quindi vi auguriamo una buona giornata. Sicuramente ci divertiremo, grazie, grazie anche a voi. Giovannino Tangorra lo conoscete tutti, lo storico organizzatore di questa manifestazione. Nonché. Presidente e fondatore dell'associazione che si chiama Evidentemente Racchiudere. Club, <ride> club 500. Eh, da dove nasce la tua passione? Complimenti eh... per questa longevità di questa manifestazione. Eh, quando mi sono laureato, mia mamma Bonanno, mi regalò una 500, e poi è nato il club e poi me l'hanno rubata e siamo rimasti col club. Eh, so che insomma non è facile organizzare e oggi è diventato veramente complicato. Difficilissimo però... però, spero di avercela fatta, anzi approfitto per ringraziare tutti i convenuti perché da 24 anni ci seguono in gran numero. Ci sono nuovi iscritti? Sì, sì ne ho visti parecchi da Martina Franca, Cisternino, Matera, eh, da Mottola, eh, eccetera, eccetera. La tua auto dov'è? Eh, ho detto che me l'hanno rubata non ce E adesso io. che c'hai? È un'auto hai... in prestito ah. di Davide, uno dei collaboratori. È una 500? Sì, 500 Celestina. Come la, mio più, nome. la più particolare, quella di oggi? Eh, stiamo valutando adesso, poi casomai ci aggiorniamo sì, dopo. ci sarà la premiazione? Dove? Eh, Nell'atrio del Palazzo Marchesale. Alle ore? Eh, da verso le 11, 11 e, mezza, e poi l'aperitivo subito. E cosa si premia? Premiate tutti? Ci... Eh, è difficile premiare tutti, abbiamo dato già una medaglia a tutti i convenuti io, come premio e poi quelle proprio più particolari daremo una, una decina di, di riconoscimenti. Quindi si premia l'anzianità? La lontananza, premia... la manutenzione. No, eh. Tutti particolari sì. che la giuria valuta. Sì che Sono 4-5, un carrozziere di professione, un meccanico di scuola tedesca, un riparatore di 500. Due parole ehm, al memorial a Perniola e due all'Erasmo Paradiso. Eh sì, eh, sono passati 17 anni da quando il grande Stefano Perniola, io l'ho fatto per 5-6 anni solo, non mi riesco ancora a capacitare come abbia fatto, però ci sostenne e quindi poi l'anno dopo scomparve all'improvviso e poi il Cavalier Paradiso che era un'altra. Nostra diciamo buona carta, e purtroppo anche lui per l'età, però eh, Stefano era giovane e eh, ringrazia in cielo che ci assistano. Eh, Giovannino, noi ti auguriamo di continuare così, di avere sempre tanta forza per poterlo fare perché insomma è tanta buona volontà perché insomma quella è Possiamo quella che serve. Ringraziare il comune. Eh, L'amministrazione se... vi ha sostenuto in qualche modo? Eh, va bene, non pretendiamo niente, però ringraziamo. Siamo insieme a? Giuseppe Perniula. Beh, eh, il cognome ci riporta il pensiero a questo, a questa manifestazione dedicata al suo papà, è giusto? Sì, sì. Allora, so che è una giornata che la emoziona perché eh, sicuramente lei era un bambino quando ha perso il suo papà e quindi è questa maniera per ricordarla, evidentemente c è, c è. Le fa molto piacere, ci racconta quella... Ma l'ultima quell sempre... manifestazione, quanti anni aveva lei col papà quando ha partecipato? Eh, vabbè, comunque sono passati 17 è anni, vero, sì. Abbiamo avuto sempre questa passione, sin da piccoli, siamo cresciuti tra le macchine, quindi è una cosa davvero bella continuare a portare avanti questa diciamo, passione, passione sì. Uh, lei continua a uh, uh, portare avanti il lavoro del, di suo padre, uh, fa questo lavoro? Sì, siamo nell'ambito sia della carrozzeria che della meccanica, ci occupiamo proprio di tutto ciò che interessa delle auto. Quindi uh, del settore, conosce bene questo mondo? e quindi ci può dire in questo momento dalle auto arrivate che cosa c'è di bello, che cosa ha la particolarità fino a questo momento perché sono esattamente, mancano dieci minuti alle dieci ed è un po' prestino però insomma può trarre delle, eh, delle piccole, un piccolo bilancio comunque tutte le auto che ci sono sono tutte belle perché comunque portano ricordi che ognuno di noi magari ha vissuto e quindi ci tiene, eh, come si dice, si tiene davvero tanto a tenerle strette a cuore. Quindi ogni anno è sempre bella, eh. è bello rivederle e anche con eh, nuovi diciamo, partecipanti che ogni anno arrivano. Sì. Una curiosità degli anni passati, una cosa che le ha toccato particolarmente il cuore, un momento che l'ha emozionata più degli altri. È una continua emozione, cioè rivedere e fare questa manifestazione è sempre un'emozione, continua. La giornata è bella anche oggi. Certo, ci aiuta anche questo. Ci vuole dire il programma perché adesso siamo all'inizio, le iscrizioni stanno continuando. Sì, comunque faremo un, due giri del nostro paese, per le vie del nostro paese. E cosa riscontrate quando mm. eh, questo serpentone attraversa le strade più importanti Beh, della cittadina? Ci sono, ci sono sia bambini, cioè colpisce le, le fasce di tutte le età questa cosa qui. Turisticamente secondo lei può essere un momento di attrattività, di attrazione questa manifestazione? Ha eh, riscontrato? Certo, certo, ci sono anche molti stranieri che magari dalla nostra città vicina Matera, sono giunti qui a Sant'Eramo per vedere questa manifestazione quindi va premiata certo, certo. Uh, un grazie evidentemente a voi che siete nell'organizzazione e a chi si è prodigato per poterla portare avanti per questi lunghi 24 anni in bocca al lupo per tutti. Creepy, grazie Buongiorno, Buongiorno. Nelle... da Matera dalla capitale europea della cultura 2019 vede sì, la sì. signora che ci sta guardando eh. vi piacciono le macchine? Sì mi piace ci ho pure la patente però la madre non ce l'ho ma li facciamo fare un giro alla signora. Eh, <ride> per di dov'è lei? Eh, io sono di Martina Franca, però vivo a San Derma. Mm, infatti c'è gente di Martina Franca oggi arrivata qui. Eh sì, che ha macchine d'epoca e mi ricordo le prime macchine quando è sì, uscito. Come erano le prime macchine? Le prime macchine erano piccoline, anche così. C'era un padrone che aveva cinque masseria. Era il primo che era uscito con la madre forse nel 57. Vedi che belle date storiche ricorda eh. la signora, benissimo. Sì, in quelli tempi. Quindi a lei il cuore batte oggi. Batte perché ancora io avevo l'ultimo tempo di mio marito che adesso è morto. Si aveva una marcedesa 2000 tedesca. Ah. E se andava e si veniva oh, dalla Svizzera. Che bella questa signora. Della Svizzera. Grazie per la sua testimonianza, torniamo al signor di Matera. Grazie, grazie, grazie molto, grazie a tutti. Grazie. Allora, arrivederla signora. Mm, lei arriva da Matera, mi sembra di capire che è un'abitudine, non so, a questa, a questa... No, è la prima volta che faccio. Quindi mi sbaglio. Sì, è, è la, la prima volta. volta. Con una sua vettura? Sì, sì. Ho una 500. Una 500. Sì. Chi ne ha parlato di questa manifestazione? Un mio amico, a dir la verità, perché non, sapevamo, non sapevo proprio niente. Non Anzi, ho provato a vedere anche su internet se c'era qualcosa, però non ho trovato niente. Dobbiamo dire di eh, come dire, incentivare la comunicazione eh sì. perché sono 24 anni quindi abbastanza longeva, credo la più antica almeno della regione Puglia. Eh, che cosa si aspetta da questa giornata? Beh che passa una bella giornata insieme agli altri proprietari della 500. Niente allora di... noi le auguriamo una buona giornata e benvenuti a Sant'Emo. Grazie. Allora signor... Cassano Francesco. E di Cassano Murge lei? Certamente sì. Eh, Quest'auto mi ha molto attratta, mi ha tirato la mia attenzione perché ho detto c'è un tocco femminile. Certamente la mia signora che ha pensato di fare questo in omaggio. Non c'è la sua signora, è molto brava perché questo che cos'è? Chiacchierino. Guardi, non sono tanto pratico, però sicuramente un incinetto. Sì, ho o incinetto, molto di pazienza. Infatto. Veramente è, ha quest'auto in maniera perfetta, ce la fa vedere, ci vuole spiegare certo, certo. quanti anni di vita ha quest'auto. E questa è del 72. Ah, insomma, ha i, i suoi anni. La tengo come. Una figlia. Una piccola creatura, insomma. È ben accessoriata, no? Vedo che eh, certo. non le, le manca solo la parola, le credo. Manca. O forse ce l'ha. Sicuramente, forse sì, forse ce sì. Ce la fa vedere, ce la spieghi. Certo, certo. Ben lucidata, va bene. Quanto tempo dedica a questa auto? Dentro, ecco Andrea, magari ci fai vedere, guarda, c'ha anche i peluche. Chi c'ha? I peluche? Che, ar che arredano diciamo che è un po' allegorica e mi tiene un po' compagnia, ho la sensazione di stare un po' un piccolo sgabuzzino di casa mia. Ecco. Comunque, comunque è il suo mondo, no? questo è il suo mondo, la sua oasi felice, l'abbiamo immaginato, l'abbiamo visto, sicuramente di tornei lei se ne farà tanti o sbaglio. No, no, sicuramente sì, sì. Questo di Santeramo è la prima volta. Anche perché io ho la prima macchina che ho acquistato quando ero ragazzo è stata una 500, quindi Diciamo, riporto indietro nelle... nostalgia, ricordi ha tutto certo, un significato. Certo, certo. Uh, a Sant'Eramo per la prima volta? No. no, no, vengo anche altre volte. Questa, diciamo, ho saltato alcune, adesso sono venuto qui perché ho dei amici, sono. Le auguriamo una bella giornata da trascorrere insieme a tutto questo staff fantastico che ancora oggi, in 24 anni consecutivi, riesce a mettere insieme tutte queste passioni. Grazie. Certo, devo dire che eh, rispetto è stato questo il ventiquattresimo e ricordo ancora il primo che sono venuto a Sant'Eramo quindi. Ho riportato un po' nel tempo questi ricordi, diciamo. E' sua? Insomma, è particolarissima questa auto, il colore, il tettuccio. E mi dicevano che è unica una... Unico esemplare, questa. Costruite e vendi. È... Unico esemplare in Italia? Sì. Costruite Lei si chiama? Sì, sì. Alberto. Alberto? Iacovazzi. Da dove viene? Valenzano. Fatto una ricerca. Sì, questa qua hanno costruito 20 pezzi ed è rimasta l'unica in circolazione. Questa ha partecipato anche al film Volare che è andata sulla Rai due, per due anni. La Fischere e ci sono anche delle foto ah, dall'altro lato. Andiamo a vedere. Con Beppe Fiorello. Eh. Ecco qua. Ecco Andrea eh, vediamo la macchina, questa questa Come è, si chiama? Modello, ce la spieghi? Questa è una Fiat 600 Canta, costruita eh, su uno dei primissimi telai, perché la carrozzeria Canta all'epoca prese dalla Fiat 20 pianale e costruì il suo disegno. Questa è stata disegnata da Giovanni Michelotti. Senta, ma quanto le costò all'epoca? Aveva i soldi per comprarsela? No, questa l'ha presa nella demolizione a Casa Massima. Questo il 72, la presa da una demolizione, la pagai 15.000 lire. Poi sono eh, state... Ma erano soldi allora, 15.000 lire quanti eh, erano più o meno? Eh, e eh. questo fu pagato 1.100.000 lire, equivalente a 35.000 euro di, di oggi, mm. perché essendo diciamo, dei pezzi fatti a mani, questi sono tutti i pezzi del 1100 TV, rimpiccioliti e messi sulla... Sul pianale della Segione. Quindi Bari 7, pensate sì, sì. un po', era veramente una delle 55. prime. È marzo. 1055. Quanto le costa tenerla così bene, così nuova? Eh, questo diciamo, è un mio restauro che io ho anche una 500, lo stesso livello è di questo. Questo ha anche due, due targhe oro, una fatta dalla Fiat e l'altra fatta dalla, dall'Asi. Questa è un'omologazione ah, che deve, targhe sì, vediamo, sì, vediamo. deve essere tutto originale al 100% per avere, per avere l'originalità di quelle due targhe. Poi sono, sono stata tre volte in Grecia, sono stata a, in Sicilia, sono stata Ro, due volte a Roma. Comunque complimenti per come la tiene è eh, eh, perfettamente l'autore di azù originale dall'epoca quindi adesso ci apre lo sportello e eh, vediamo che ah, capta onde eh, delle, delle radio ormai andiamo in digitale eh, e queste, questo tipo di trasmissione forse rimarrà nella storia e come vedete ci sono persone che riescono a a farci ricordare i tempi che furono i tempi belli, sì, sì. I tempi belli sì. grazie e complimenti. Nicola Paradiso buongiorno, abbiamo sentito poco fa tuo fratello, adesso è un momento con te perché eh, questa manifestazione so che ti sta molto a cuore, è riuscitissima fino a questo momento abbiamo visto che ci sono auto, addirittura c'è un'auto che è l'unica in Italia, è stata anche protagonista del film Volari, Domenico Modugno, quindi eh, riesce ancora a richiamare questa manifestazione che ha 24 anni sulle spalle, anche ehm, elementi di identificazione di una storia del passato così importante erano gli anni 50. Sì, buongiorno a tutti, saluto tutti da Santeramo. Qui abbiamo Nunzio, il cuginetto. Buongiorno. buongiorno. Eh. buongiorno. E allora, 24 esimo raduno, quindi bisogna dar merito al presidente Giovannino, che si adopera sempre, ci tira un pochettino perché noi siamo presi dal lavoro, però non manchiamo mai di dare una mano di aiuto perché serve. E che siamo una ventina, però non bastano, perché le, le incombenze sono notevoli, la burocrazia ci aiuta tanto, sapete già di cosa parlo, però eh, contro tutte le aspettative noi cerchiamo di, di dare il meglio. Io mi sono organizzatore della staffetta, poi al massimo vi presento i, i componenti, dovrebbero arrivare altri due, e quindi cosa dire, Insomma, cerchiamo di fare sempre qualcosa per Santeramo, e Poi volevo dare la parola a Nunzio perché lui sì. è organizzatore di un altro evento, bene importante, ci dà sempre una mano, noi cerchiamo sempre di collaborare. Qual è questo evento? Niente, noi organizziamo, abbiamo fatto per due anni, quest'anno vedremo di farlo poi nella seconda parte della, della cosa, della moto passeggiata dell'Alta dell'Altamurgia praticamente. Evento esclusivo per le moto, sia d'epoca che non. Penso che sarà in ottobre inoltrato perché purtroppo per problemi tecnici non siamo riusciti a farlo prima, insomma questo è quanto. In eh. tempo utile daremo comunicazione. Io ho già parlato della manifestazione, so che sono arrivati già eh, da diverse parti della Puglia, eh, anche dalla provincia di Brindisi, di Taranto, complimenti. So che state già pensando alle nozze d'argento perché l'anno prossimo ci sarà questo bellissimo eh, ricordo, questo anniversario e sicuramente farete, farete delle cose che si faranno, vi faranno parlare di questo. Di volevo, questo... volevo ricordare che quest'anno si ricorda sempre Stefano Perniola il carrozziere che tutti conosciamo, il quinto, quinto memorial in onore di papà, perché è morto in questi giorni, praticamente cinque anni fa. E quindi cerchiamo sempre di rinnovare questo ricordo. Il prossimo anno cercheremo di chiedere all'amministrazione la disponibilità della piazza per fare una gimcana con auto -stork. Non so se avranno la posta fattibile. Cominciate a no. parlarne sin da ora ecco perché me. la politica è lenta, invece noi giornalisti siamo veloci, Veloce. non ci troviamo, quindi vedete di combinarvi bene. Eh, auguri ancora e buona manifestazione. Grazie a voi Andrea, Anna, arrivederci, salve. Arrivederci. E insieme a questa parata, questa vetrina di auto d'epoca, abbiamo anche un'auto che attira la nostra attenzione che non c'entra con le iscritte, ma che sostiene la manifestazione. Eh, il signor Erasmo Giova è il proprietario di questa mega auto. Come si chiama? Le Musine è venuta questa idea? Guarda, per la rinnovazione sul territorio, visto che sul territorio non c'è niente, movimentiamo il territorio. Come si sta qua dentro, bambini? Bene, Bene bella, c'è anche la tv, eh, ci si mette comodi, magari qui possono arrivare delle miss o dei grandi attori, siamo come in un set cinematografico di un film americano eh, e questa è... Insomma un'idea un po' sì, su, certo, surreale. Ha 19 anni. <ride> cioè, 19 anni, insomma, no. portati sì, bene. Sì, portati Quanta bene. Quanta benzina si mette per fare. Guarda, calcola che è una 4600 e dipende sempre da come viene portata. Non lo diciamo? Quanto <ride> no. costa un litro di benzina? Ah, un litro di benzina, che, che Cosa fai da questa? qui? No, 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 considera che si riesce a camminare abbastanza bene, perché non è una macchina che va veloce. Cioè, comunque, non sua, ha costi sua molto sua, tranne se non la porti veloce ma considerate 10 persone non le puoi portare veloce benissimo, grazie grazie a te.